Martedì 28 giugno il Consiglio europeo a Bruxelles si riunirà per dire una parola praticamente definitiva su quello che sarà l'assetto ambientale del futuro dell'Europa e soprattutto di quello che sarà della filiera automotive, che è a serio rischio chiusura entro il 2035 se il voto del Parlamento europeo non verrà emendato. In questa puntata di Focus ne parliamo con il responsabile ambiente ed energia di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. A tra poco, sigla. Cari amici di Vivitalia TV, benvenuti alla nuova puntata di Focus da parte di Stefano Ena. Come in questa puntata parleremo di Fit for 55 ed in particolare di quello che ci aspetta del futuro dell'Unione Europea per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Lo facciamo con l'eurodeputato Nicola Procaccini, responsabile nazionale per Fratelli d'Italia del Dipartimento Energia ed Ambiente. Buongiorno Procaccini e bentornato a Focus. Buongiorno a tutti e grazie all'invito. E dagli studi di Vivitalia abbiamo il nostro esperto in comunicazione e analisi politica Gianfranco Merlin. Benvenuto e bentornato anche lei, Merlin. Grazie, direttore Enna. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Allora, Procaccini, il 28 giugno sarà una specie di Red Action per quanto riguarda il futuro della filiera automotive, ma è anche, diciamo, di tutto quello che serve per fare la produzione manifatturiera europea, dove, secondo quello che è stato stabilito dall'Europarlamento nelle votazioni delle scorse settimane, l'Unione Europea per azzerare il proprio già ridotto livello di emissioni, ricordiamoci, solamente l'8% di quello che è a livello globale, dovrebbe ristrutturare in profondità con enormi costi economici e soprattutto sociali gran parte della propria manifattura, l'automotive, l'industria siderurgica, la cementeria e quant'altro ancora. E questo bisogna che incominci, molti si chiedono se ne valga la pena. E c'è stato nei giorni scorsi anche il tavolo dell'automotive a livello nazionale che ha chiesto di intervenire per evitare che una filiera che in Italia significa il 20% del PIL e migliaia, centinaia di migliaia di posti di lavoro vengano ad andare a sfumare. Secondo lei, da questa posizione, il 28 di giugno, c'è possibilità che qualcosa si cambi e che si faccia un provvedimento che vada sì nella tutela dell'ambiente, ma anche preservando l'economia e l'occupazione delle varie realtà, Procaccini? Ma io naturalmente me lo auguro, mi auguro che il Consiglio riesca a dare quel contributo in termini di realismo che purtroppo è quanto mai assente dal Parlamento europeo. Lei ha detto qualcosa che ha già accentrato il problema, ma mi permetta di spiegarlo ancora meglio. Il Parlamento europeo ha votato questo cosiddetto pacchetto climatico, Fit for 55, che vuol dire che qualunque tipo di attività umana, di qualunque genere in natura, deve obbligatoriamente ridurre il livello di emissioni del 55% entro il 2030. Ora, qual è il punto? Il punto è che le emissioni di CO2 nell'aria, che sono una delle cause del riscaldamento globale, non l'unica causa, chiaramente valgono a livello planetario, cioè non è che ci sono dei confini, per cui voglio dire, cosa accade? Accade che l'Unione Europea, i 27 Stati dell'Unione Europea, sono attualmente responsabili soltanto dell'8% delle emissioni di CO2 rispetto al resto del mondo. Il restante 92% di mondo, quindi, non ha alcun interesse, non sta dimostrando alcun interesse a ridurre le emissioni di CO2. Procaccini, cosa accadrà? Ci sono realtà come la Cina e l'India, che sono responsabili rispettivamente per il 30% per l'11% delle emissioni globali, che dicono addirittura che loro le emissioni andranno ad aumentarle almeno fino al 2050. E questo oggettivamente... Questo lo dico proprio per smontare il primo degli elementi, perché io che sono un ecologista convinto, e lo sono da sempre, mi arrabbio quando sento che questa follia in qualche modo serva a proteggere l'ambiente, a proteggere il pianeta, perché non è così, perché come ho già detto, intanto l'Unione Europea già è
responsabili soltanto dell'8% delle emissioni globali. Andando a ridurre queste emissioni, come avviene questa riduzione? Caricando sostanzialmente di sanzioni, di multe, di penalità l'intero sistema produttivo europeo, ma io direi non soltanto il sistema produttivo, il sistema dei trasporti, qualunque tipo di attività umana viene caricato di sanzioni, cioè se tu emetti anche una minima quota di CO2 devi pagare questa quota di emissione. Naturalmente questo si riflette quindi sul costo di produzione e riflettendosi sul costo di produzione si riflette anche sul prezzo dei prodotti. E quindi che cosa accadrà? Accadrà che molto semplicemente le industrie europee saranno costrette ad andare fuori dall'Unione Europea e quindi portandosi dietro le loro emissioni di CO2 per cercare di essere concorrenziali rispetto al prezzo di vendita dei loro prodotti. Perché in Italia, perché in Europa... Ricordiamoci che in Europa, a differenza della Cina e degli altri paesi che predicano bene ma razzano, continuano a razzolare tra virgolette male perché aumentano le loro emissioni, in Europa le quote ETS, che sono queste quote diciamo per compensare le emissioni ambientali, che quindi sono delle multe economiche, sono state finanziarizzate e sono passate dalla quotazione di 8 euro, che era quella iniziale, alla bellezza di 120-130 euro e con la tendenza di andare fino a 150, mentre in Cina sono fisse a 8 dollari alla tonnellata. Lei mi capisce che tra 8 dollari e 120 dollari a tonnellata c'è una bella differenza. E questo una concorrenza sleale, insomma. Concorrenza sleale, ecco, competitività, e l'ambiente, non ne guadagna assolutamente nulla, anzi ci perde tutta l'economia nazionale, ci perde la società nel suo complesso e non so se ne valga la pena onestamente. Mi permetta di completare, perché sennò poi rimangono a metà i discorsi e diventa poco, siccome gli argomenti non sono semplicissimi, se non riesco a completarli diventa difficile. Prego, ne ha facoltà. Grazie. Dicevo, quando anche le imprese italiane ed europee non emigrassero all'estero delocalizzando i loro stabilimenti, si troverebbero comunque non in grado di reggere la concorrenza dei prodotti fabbricati nel resto del mondo che emette il 92% di emissioni globali, perché chiaramente il prezzo del prodotto che arriva sul mercato non sarebbe gravato dai costi di produzione di cui sono gravati le imprese italiane per via di questo perverso meccanismo dell'ETS. Questo è il motivo per cui non soltanto le aziende italiane ed europee che dovessero trasferirsi all'estero si porterebbero dietro le loro emissioni di CO2, e le emissioni di CO2 spostandosi sono sempre quelle, non è che diminuiscono, ma addirittura potrebbe questo portare un aumento della produzione nel resto del mondo, perché chiaramente si avvantaggia di costi di produzione più bassi, e quindi loro aumenterebbero addirittura le loro emissioni di CO2. Quindi alla fine il saldo in termini di emissioni di anidride carbonica nell'aria è persino negativo con questo maledetto pacchetto Fit for 55. Questo è quello che a me fa incavolare. Dopodiché ma perché non si riesce a far capire questa situazione? Si aggiunge un danno economico, perché è chiaro che si aggiunge un danno economico, perché poi i lavoratori saranno costretti diventeranno disoccupati oppure dovranno trasferirsi all'estero, ma è più facile che le aziende che dovessero delocalizzare i loro stabilimenti assumeranno le persone fuori dall'Europa. Lo stesso meccanismo, il secondo elemento costitutivo del Fit for 55 è il cosiddetto CBAM. Che cosa è questo CBAM? È un'idea che tutto sommato condivisibile, anzi che noi auspicavamo da un pezzo, quello di gravare di una sorta di dazio il prodotto che da fuori Europa, per esempio dalla Cina, arriva in Europa, ma che grazie al fatto che non deve sottostare a tutta una serie di standard in termini di emissioni di CO2, ma io ci metto anche in termini di diritti civili, di diritti sindacali, di diritti del lavoro, allora gravare questi prodotti di un dazio aiuterebbe la concorrenza all'interno del mercato europeo. Ma questo CBAM, che quindi era un'idea
giusta e sacrosanta, nel corso del tempo è diventata acqua fresca perché ci si è posti il problema delle sanzioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che chiaramente non può accettare dazi di tal fatti, e quindi sanzionerebbe paradossalmente l'Unione Europea per l'aver caricato di dazi i prodotti che arrivano per esempio dalla Cina, e quindi in buona sostanza questo CBAM è diventato acqua fresca. Dopodiché sì, possiamo anche aggiungerci il fatto dell'impatto che ha il Fit for 55 sui mezzi di trasporto e quindi su quell'altra follia che riguarda i mezzi di trasporto pubblici e privati, ma io ci potrei aggiungere anche tutta la questione riguarda gli edifici pubblici e privati, perché anche quelli saranno gravati da questa follia del pacchetto Fit for 55. Noi le conseguenze oggi Procaccini, e con l'aggravante che nel giro di poco le percepiremo. E con l'aggravante che per quanto riguarda gli edifici pubblici, oltre che essere sottoposti alle quote di emissioni, dovranno essere obbligatoriamente dotati tutti di pannelli fotovoltaici, prima gli edifici pubblici e privati di carattere terziario e poi anche gli edifici privati to cure, l'abitazione e quant'altro. Nota bene una cosa, che i pannelli fotovoltaici al giorno d'oggi sono prodotti al 99% in Cina, e quindi cosa andiamo a fare, un obbligo di, è come l'obbligo dell'elettrificazione spinta dell'automotive, che è legato e controllato esclusivamente dalla Cina, noi andiamo a dare un ulteriore contentino, un'ulteriore regalia di mercato ai nostri concorrenti primari, che non solo inquinano come e peggio di prima, ma soprattutto c'è un problemino di carattere, di qualità del lavoro, di diritto dei sindacati, dei diritti umani e soprattutto anche di assetti geopolitici che l'Unione Europea dovrebbe stare molto ben attenta a non ripetere gli errori. Scusi, Procaccini, volevo una precisazione. Lei ha detto l'8%, sappiamo che è l'8% dell'inquinamento del CO2, ma in realtà l'8% è che viene prodotto in Europa. Noi oggi stiamo parlando dell'automotive, stiamo parlando delle macchine, dell'inquinamento delle macchine, perciò è ancora meno la questione di oggi. No, ma certo, no, io parlo l'8%. Sì, ma allora quella generale. Perfetto. L'automotive è una piccola porzione dell'automotive. L'1% globale, di questo 8% l'automotive è l'1%. Pertanto è ancora più irrisorio il problema, a mio parere, si potrebbe, non lo so. Un'altra cosa chiedevo, lei vive, capisce il clima che c'è, i vari personaggi all'interno del Parlamento europeo, ma visto che noi stiamo come persone normalissime, stiamo ragionando tutti quanti nella stessa maniera e la capiamo così, che è abbastanza anche controversa la questione, ma in Parlamento europeo cosa sta succedendo? Perché c'è questa lotta? Cosa è politica, è etica, certo, è ideologica? Che tipo di lotta politica ed ideologica? Molto semplicemente, gli orfani del comunismo del secolo scorso si sono ritrovati improvvisamente alla ricerca di qualcosa che sostituisse l'ideologia di riferimento e si sono gettati a capofitto in questa forma di ambientalismo esasperato che ha diversi elementi in comune con il comunismo, con il socialismo, in particolare l'odio verso la libertà economica, l'odio verso la libertà in generale, l'odio verso le imprese, verso i padroni. Quindi si parte anche, come il comunismo, si parte magari anche da una buona intenzione di partenza, ma poi noi sappiamo che le peggiori ideologie del secolo scorso partivano, come il comunismo, da buone intenzioni, ma poi diventavano un incubo in terra. Stessa cosa sta accadendo con l'ambientalismo delle sinistre rosse e verdi. Il padre di questo ambientalismo è il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, una specie di Marx di questo millennio, e quando io provo a confrontarmi con lui, dice: non è, vi rendete conto di quello che sta succedendo tutto intorno a noi, della crisi geopolitica che stiamo vivendo, del fatto che ci ritroviamo addirittura costretti ad aprire le centrali a carbone, perché c'è poco da fare, bisogna attendere che le tecnologie maturino, che i tempi maturino per poter fare certi passi avanti dal punto di vista ambientale. Beh, sapete lui come risponde? Lui risponde: no, è il contrario, dobbiamo andare ancora più veloci, dobbiamo accelerare ancora di più.
cerco di essere più chiaro. Stiamo andando a sbattere contro un muro a 100 km orari, dobbiamo andare a 200 km orari secondo Timmermans, perché vedrete che di là del muro ci sarà un mondo meraviglioso. Il problema è che di là del muro potrebbe non esserci alcun tipo di mondo, potrebbe essere semplicemente morti. Procaccini, ma lasciamo che sia Timmermans che vada a sbattere magari alla guida di una bella fiammante auto elettrica, di quelle che gli piacciono tanto. Però il discorso fondamentale è che qua bisogna incominciare a guardare in faccia la realtà e fare tutto quel bailamme, popò di proposte, popò di riconversioni che l'Unione Europea e soprattutto una parte sempre più limitata della Commissione Europea e dell'Europarlamento sta portando avanti, per ridurre, per azzerare questo 8%, che come dice lei è una goccia nel mare, e soprattutto se noi lo azzerassimo anche, andremo sempre comunque a goderci degli effluvi che i nostri paesi confinanti continuano ad emanare. Il problema è che abbiamo dinanzi uno scenario veramente negativo, che potremmo avere forse un ambiente incorrotto a livello locale, forse un po' meno inquinato, ma limitatamente parlando, ma soprattutto avremo una fortissima crisi economica e sociale che non si sa come verrà governata, perché i 400 e passa milioni di europei devono in qualche maniera portare a casa uno stipendio, cercare di sfamare sé e la propria famiglia e pagare quelle, adempiere a quelli che sono i bisogni primari. Non si può fare come le piante, andare fuori al sole e aspettare che con la sintesi clorofilliana si possa recuperare l'energia. Bisogna andare a comprare, bisogna produrre, bisogna trasformare, quant'altro. Qua non ci si scappa. E se non facciamo qualcosa per evitare questo demagogismo imperante, beh, veramente lo scenario è triste. Non so cosa ne pensa lei. Beh, l'ho già detto, ed è quanto ripeto giornalmente al Parlamento europeo, sgolandomi spesso in vano. L'idea che ci si possa nutrire di ideologia è ovviamente qualcosa di folle. E il fatto che questa ideologia veterocomunista non tenga in considerazione l'impatto che avrà sulle fasce più povere della popolazione questo tipo di rivoluzione green, è una cosa che mi fa ulteriormente scandalo, perché una volta almeno si poteva dire che la sinistra aveva come ragione sociale la difesa del proletariato, delle persone più povere. Oggi costringere un poveraccio a comprarsi l'auto full electric o ad avere la casa col teleriscaldamento è chiaramente una forma di violenza, di arroganza, di prepotenza che è onestamente inconcepibile, soprattutto per chi viene da un pensiero socialista. Ma io aggiungo, se c'è, l'ho postato sulla mia pagina Facebook, la dichiarazione di voto della capogruppo del Partito Socialista, a cui aderisce il Partito Democratico Italiano, è un manifesto di questa ideologia green-rossa, tant'è che la García Pérez dice proprio testualmente: noi vi porteremo nella transizione verde col cuore rosso. Questa è la frase simbolo davvero uno scenario dal Parlamento europeo. E capite che è il tentativo di prendersi una rivincita sulla storia. Abbiamo perso, perché l'ideologia che pensavamo fosse la soluzione ai problemi del mondo si è rivelata causa dei problemi del mondo. Oggi le cambiamo colore, perlomeno esternamente, la riverniciamo in qualche maniera, cambiamo un paio di paroline chiave, ma ve la ripresentiamo tal quale e ve la imponiamo con la forza. Questo è con ciò con cui noi ci confrontiamo oggi. E purtroppo non è chiaro a tutti, chiaramente. Perché che poi, bel scenario, che bel meno scenario. Male che ci sono. Ecco, io vi ringrazio perché queste trasmissioni, io mi rendo conto, trattano di argomenti non semplici. E d'altra parte, se non vengono trattati, non vengono neanche compresi. No, bisogna cercare di far capire alla popolazione che quando va a votare nelle urne deve cercare anche di votare oltre con la propria coscienza, con la propria appartenenza politica, ma anche col proprio portafoglio, perché perché poi le conseguenze sono veramente pesanti. Sono sempre così negative. Volevo ringraziarla di una cosa, finalmente mi ha fatto capire perché
i verdi sono sempre, tendono sempre a sinistra, con quella frase che mi ha detto, è stata molto chiarificatrice, praticamente da lì si capisce anche perché i verdi non, in teoria dovrebbero stare diciamo in centro come posizionamento, e man mano che ci sono dei partiti che vanno nella direzione che loro pensano o ritengano sia giusta, si possono alleare nei vari governi, però no, sono un governo una sottocategoria delle sinistre, una, ci sono, ho capito, rosse, però, verdi, ma però in teoria se loro il verde e il futuro ai nostri figli lo vogliamo tutti, io però non è che mi schiero a sinistra perché voglio il verde e voglio lasciare un pianeta pulito a mio figlio, scusi, eh. È no, questo che io non ho mai capito. Adesso, oggi, lei me l'ha spiegato con quattro parole, ma ha spiegato molto bene, io la ringrazio di questo. Volevo anche chiedere una cosa, visto che lei è così, che ha un linguaggio anche abbastanza così diretto e anche semplice. Se qualcuno fosse interessato a questi argomenti, lei ha una pagina Facebook a suo nome? Sì. Sì, esattamente, esattamente. Ecco, no, perché ci sono anche degli studenti. Dove cerco di sì, perché poi cerco anche di documentare con dei video che io chiamo da dentro. Benissimo, facciamo una piccola. No, è perché a volte noi delle nostre tradizioni le vedono anche dei studenti che stanno facendo tesi e cose del genere, magari sì, potrebbero interessare anche. Tra i giovani anche... in particolare questa tensione positiva verso la difesa dell'ambiente rischia di essere strumentalizzata per fini politici, e quindi io ci tengo molto ogni volta a spiegare dove sta la vera ecologia e dove sta invece l'ambientalismo che serve soltanto a surrogare un'ideologia sconfitta dalla storia. Io dico sempre, io sono responsabile ambiente ed energia e appartengo alla famiglia dei conservatori, e non c'è, come diceva Roger Scruton nel libro Filosofia Verde, non c'è nulla di più, l'ecologia è la quintessenza della causa conservatrice, non c'è nulla di più conservatore del difendere la natura, il proprio patrimonio naturale, la terra ereditata dai propri padri. Ma tant'è vero che la parola ecologia scompare ormai, se ci fate caso, non la usa più nessuno. Perché non viene usata? Perché nell'etimologia ci sta oikos e ci sta logos, cioè vuol dire occuparsi della propria casa, questo significa ecologia, e quindi occuparsi della propria patria, questo vuol dire ecologia, tant'è che infatti non se ne parla più. Adesso la parola è ambientalismo e non si parla più di ecologia. Quindi è importante che si cerchi di spiegare che all'interno del mondo conservatore del quale io faccio parte, il pensiero ecologista è partner dello sviluppo, è partner della nostra capacità e possibilità di far progredire le nostre società, le nostre città. Non è in conflitto, non è quella follia che c'era adesso un po' meno della decrescita felice. Io non conosco la decrescita felice, il mondo non conosce esperienze di decrescita felice. Conosce soltanto esperienze di decrescita infelice, che vuol dire disoccupazione, vuol dire gente che non riesce a mangiare, che non riesce a sfamare la propria famiglia. Questo è la decrescita. Beh, non ci crede più neanche, sembra non ci creda più neanche Di Maio alla decrescita infelice, perché se in questi giorni si è girato anche lui. Sì, ma la cosa più triste è che di questa decrescita, e qua stiamo incominciando a vedere i prodromi anche a livello, diciamo, sulla costa meridionale del Mediterraneo, è che con il rincaro fortissimo che ci sono delle materie prime, causa del blocco delle esportazioni dell'Ucraina, causa le difficoltà di approvvigionamento anche alimentari, si stanno nuovamente ripristinando le condizioni delle primavere arabe, e quando la popolazione con la pancia vuota si incazza e protesta e rivoluziona i governi, non ce n'è proprio più per nessuno. Però Procaccini, visto che dobbiamo stringere perché stiamo andando sempre un po' lunghetti, cosa succede il 23, il martedì prossimo, nel caso in cui il Consiglio europeo dovesse cambiare le carte in tavola rispetto alla votazione del Consiglio del Parlamento europeo? Ma il processo legislativo europeo è fatto di tre parti, Parlamento, Commissione e Consiglio. In realtà il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente
ha un certo impatto, ma quello che conta è il consiglio dei capi di governo. E quindi siamo ancora in una fase, come dire, di dibattito. Purtroppo, sono due contro uno, nel senso che Commissione e Parlamento hanno un livello, di fanatismo ideologico che difficilmente il Consiglio riesce a fronteggiare. Però, chiaramente vediamo. Noi, abbiamo sempre un approccio come Fratelli d'Italia pro Italia, indipendentemente da chi sia il capo del governo, anche se siamo all'opposizione di quel capo del governo, noi non tifiamo mai contro la nostra nazione, anzi cerchiamo di supportare la nostra nazione in tutti i momenti in cui è necessario farlo. Questo è un caso, il caso del tetto al prezzo del gas, per esempio, è un altro elemento che dovrebbe farci riflettere. Quella, Altro tema quello è qualcosa scottante. che avremmo dovuto fare, l'Europa avrebbe dovuto adottare mesi e mesi fa, perché il paradosso di ridurre la dipendenza dal gas russo pagandolo sempre di più ogni giorno è un paradosso che naturalmente andava affrontato mesi fa. E perché non è stato introdotto questo tetto al prezzo del gas? Non perché non l'ha voluto il sovranista Viktor Orban. No, perché non l'hanno voluto l'Olanda, non l'hanno voluto i paesi dell'Unione Guarda caso che in Europea Olanda al governo. c'è la borsa europea che regola il Esattamente, prezzo del mercato. esattamente. E quella era la prima Dove? cosa da fare, la Ma prima, Procaccini, perché tanto Procaccini. prima o poi saranno gli stessi russi a ridurre l'esportazione, ma in questo momento ci stanno guadagnando Certo, le pur esportazioni. esportando di meno ci guadagnano quasi di più. Ma ricordiamoci anche un'altra cosetta, incidentalmente, che l'Olanda di Rutte è quel paese per cui dove esiste il fiscal ruling, dove le multinazionali vengono esportate, l'Italia ne sa qualcosa, Molte multinazionali italiane. dove le multinazionali italiane, a differenza di quanto succede con il diritto italiano, lì i diritti possono votare per il doppio, quindi uno che ha solamente un 20-30% di quota azionaria è come se ne avesse il 50,1 o addirittura il 60%. Caso Fiat puramente indicativo da questo punto di Esatto. vista, tanto per non fare nomi, per non dirla Ferrero o un'altra realtà di questo genere qua. Sì, è così, ormai tutte. Eppure l'Olanda predica bene, guarda sempre a fare il paese frugale, il paese educato che vuole dare la lezione a tutti, e poi in In casa particolare propria. all'Italia hanno questa fissa contro gli italiani. E poi in casa propria razzolano come peggio gli accomoda e senza la possibilità di dire niente. Io lascerei per concludere l'ultimo commento a Merlin. Prego Merlin. Ma io volevo fare una domanda un po' polemica che esula un attimino, visto che Procaccini lei è di Fratelli d'Italia. Secondo lei lo guardi sempre dal suo punto di vista come nel campo energetico? Abbiamo fatto bene a fare le sanzioni a Putin? Però mi risponda in poche parole, non se no dobbiamo fare un'altra puntata. No, non potevamo fare Perché so che voi vi diversamente. siete allineati e io veramente l'avevo detto fin dall'inizio, anche nelle nostre trasmissioni, che per noi italiani sarebbe stato tragico questa situazione e stiamo avendo questo boomerang che si sta arrivando qua sul collo È in questo così, momento. ma non si poteva fare diversamente. Era chiaro che le sanzioni avrebbero avuto un costo anche per chi le emetteva queste sanzioni, ma non si poteva fare Ma diversamente all'inizio perché nessuno lo l'alternativa, diceva. All'inizio lo pensavano so, che Putin dovesse saltare da un momento all'altro per via delle nostre sanzioni. Invece però mi non si sembra poteva che il fare rublo è diversamente perché addirittura l'alternativa. 20% sopra di quello dall'inizio delle sanzioni. Sì, ma questo non è così. Che la Russia, che ha un'economia peraltro molto primitiva, sia molto colpita dalle sanzioni, è un dato di fatto difficilmente opinabile. Che lo siano anche i paesi emettitori delle sanzioni è anche un fatto, chiaramente in misura minore, ma è un fatto. Dopodiché, qual era l'alternativa? L'alternativa era non dare armi all'Ucraina. Non sostenere, non colpire economicamente la Russia, lasciare semplicemente che dominasse la legge del più forte e quindi che la Russia prima e poi altre nazioni potessero tranquillamente invadere nazioni confinanti a proprio piacimento, sovvertendo completamente un ordine che vuoi o non vuoi
è stata garanzia anche di stabilità e di progresso economico, perché l'ordine mondiale che c'è oggi ha garantito negli ultimi decenni uno sviluppo come non c'era mai stato prima, sulla faccia della Terra, in particolare per l'Occidente. Quindi oggi pensare di restare a guardare, al di là No, dell'aspetto no, ma etico, di veder guardi che noi massacrare, siamo entrati dentro vecchi, nella donne e lista nera bambini, grazie a queste ma non iniziative. fregarsene di quello Potevamo che accade. restare, io, non siamo stati i primi della fila a fare queste sanzioni, i più convinti, cosa che secondo me la pagheremo cara, la stiamo iniziando a pagare adesso. Comunque questo è tutto un altro argomento, volevo sentire. No, io ho capito quello che lei sta dicendo. Non sono d'accordo perché secondo me saremo i più puniti, dopo vedremo chi avrà ragione. Bene, Bene. bene, bene. Mi pare che anche questa puntata abbiamo fatto un po' il punto della situazione di quello che ci aspetta nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Vedremo cosa verrà fuori dalla seduta del Consiglio europeo. Intanto, da parte di Nicola Procaccini, Gianfranco Merlini e Stefano Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata, sperando sempre di avere Procaccini ospite per commentare Quando l'evoluzione volete, delle cose. sempre un piacere. Bene. Intanto, Arrivederci, ciao a tutti. alla prossima puntata, sigla. Grazie a tutti.